Eccoci ritrovati come sempre insieme ad una nuova puntata di Come Giochi. Cominciamo subito col presentarvi il nostro concorrente. Lui si chiama Fabio Basile, viene da Bologna. Il suo nickname è O Brasil 10 e la sua specialità è l'MTT. Questo nickname, raccontaci. Ma il nickname nasce perché, sai, da ragazzini si giocava a calcio e la nazionale brasiliana era la più spettacolare, la più seguita, e quindi, vista anche l'assonanza col mio cognome, i miei amici mi hanno messo questo nickname qui. E quindi tu sei un fantasista anche un ma po' nel poker? Ci proviamo, diciamo. Ah, ma poi soprattutto dovete sapere, cari amici da casa, che lui è un neolaureato, giusto? Sì, sì. In che cosa? Lo vuoi dire al nostro Andrea? Ma, sì, ingegneria gestionale. Perfetto, allora vieni che te lo faccio conoscere. Andrea, c'è pane per i tuoi denti. Ma ci sono tantissimi ragazzi che studiano ingegneria che vengono qua insieme a noi. Secondo te perché, Andrea? Beh, io credo che lo studente di ingegneria abbia già sia portato per il gioco del poker, in generale per il gioco, quindi ci sia una relazione. Va bene, vediamo come si comporterà il nostro neolaureato. E allora cominciamo subito col presentarvi la nostra giuria e partiamo da Jackson Genovesi. E poi proseguiamo con il nostro ingegnere Andrea Dato. E ovviamente insieme a noi Flavio Ferrari Zumbini, il presidente. Mi raccomando, comportati bene e speriamo che anche loro ti promuoveranno. Va bene. A tra poco. Non ho fatto ingegneria, ma ti garantisco che si giocava a carte anche nelle altre facoltà, quindi, anche durante la lezione, quindi va bene. Non che lo consigliamo, ma può succedere naturalmente. Va bene. Cash game. Sì. 100 blinds a tua disposizione, come al solito, tavolo 6 max. Tu decidi di aprire in late position da bottone, facciamo proprio, con 4 e 7 sono... Sì. Two gap connectors, chiamiamoli così, difende il big blind. Sì. Fold allo small, il pot è 6,5. Questo è il flop. E la notizia è che il big esce puntando, quindi punta a 4. Big punta a 4, noi abbiamo la scala aperta. Punta 4, faccio solo call. Call, perfetto. Pot è 14,5, facciamo 15 per semplicità. 8. 8. Abbiamo preso un 4, ma onestamente penso sia ininfluente, diciamo, nel senso che se lui ha puntato con un progetto potrebbe anche averlo chiuso, se aveva già qualcosa al flop il 4 difficilmente a noi ci ha aiutato. Penso di fare ancora call, dal momento che sono in posizione, per vedere poi come si comporta lui a river. Eccolo a river, 6 di picche, il pot... 23, 16 più 14, torna a quota 30, 25. E il potetto, scusami, 36? 30. 30. Giusto? Giusto. Fatto bene i conti? Era 14 e mezzo più 16, sì, il pot è 30, 30. Perfetto. Il pot è 30, quindi fa quasi 25. Il del pot. E, qui... Allora... Non si è chiuso nessun progetto e siamo... Praticamente situazione di prima, o siccome se eravamo dietro prima, siamo dietro adesso, se eravamo avanti come siamo avanti adesso. Onestamente, diciamo, dal suo range penso di poter togliere molte coppie sopra il 6, nel senso che mi aspetto che per flop non le tribetti. Una tribar su questo flop, onestamente, penso che alla fine chiamo comunque. Perché io probabilmente ho mostrato debolezza, magari ho mostrato che potevo seguire qualche draw. Quindi penso molto probabilmente di chiamare. Chiami? Lo fai davvero? Penso di sì, sì. Penso, va bene, dai. Hai fatto call, vediamo che aveva il tuo avversario 7-8 scala, ma tu chiudi full sul river. Bene. Prego. Come hai giocato è impeccabile, direi. Come hai spiegato un po' di meno, perché hai detto un paio di cose sbagliate. Sì. Uno hai detto, se ero sotto al turn sarò sotto anche al river, invece questa è proprio la dimostrazione che non è così. Eri sotto al turn, al river non sei più sotto. Sì. No, in effetti forse non avevo considerato il fatto che il 4 comunque chiudeva un draw e poi... Sì. Probabilmente perché mi aspettavo, forse sicuramente non l'ho detto, però mi aspettavo che magari un punto chiuso di quel tipo lui poteva fare, non so, un check call. O forse adesso pensandoci ha fatto close the pot proprio per evitare che arriva e gli vado sopra. Quindi invece di fare check call. No, pure... lui arriva e sta bleffando. Sta bleffando. Lui, sta bleffando. Sì, sì. Lui spera di farti passare. Sì, perde contro coppia di due. Sì, sì, sì. Un 4, pensa proprio di farti passare una mano come quella che hai. Sì. E l'altra cosa che speravo che dicessi. Cioè, non hai paura che lui abbia il 5? Perché col 5 una mano il 5 è una mano che può avere, però potrebbe avere un asso 5, un
5, 6, 4, 5 ci dovrebbe anche stare, lì anche dipende dal giocatore. Sì, ma non è solo questione di combinazioni, è anche questione che probabilmente non usa quella size, sì, arrivi al 25 su 30, perché nel tuo di range, sì, ci sono ancora molte overpair, sì, 8, 8, 9, 9 esattamente come la giochi te, dimmi. No, la puntata, il mio gol probabilmente è dato al fatto della puntata su river, quel close to the pot che era diciamo, lo polarizzava o su un punto molto forte o magari come te anche su un bluff a quel punto, perché io comunque sto mostrando debolezza in genere, chi si mette a fare solo check call, io sono in posizione quindi non è questo il caso, poi chi si mette a fare in genere solo call generalmente mostra debolezza, quindi comunque il call alla fine ovviamente, cioè, io lo faccio, poi pensando alla sua puntata sul river è proprio questo, magari se avevo un 5 poteva puntare non so, a mezzo piatto, oppure a me onestamente in certi casi piace fare, che so, un quinto di piatto per istigare quasi il mio avversario ad andarmi sopra. E quindi... Con 5 quando ti vanno sopra sul river non è che proprio stappi lo champagne, eh? No. Dipende la mano però che ho io in mano. Sì. La mano che ho, forse è blind. Ma io concordo con quello che hai detto, l'avrei giocata praticamente allo stesso modo, avrei fatto con la river su close to pot. E... No, mi è piaciuta anche la spiegazione. Sì. Si è piaciuto anche a me come hai giocato, alcune cose in effetti lui comunque ti ha puntato in faccia 3 volte. Sì. Fatto, però rappresenta poco comunque sia sì, tutto sommato arriva... rappresenta poco in effetti, in realtà forse coppia di set ogni tanto ce la può avere anche lui, sì, adesso senza voler esagerare, magari sì, un briciolo di overpair ogni tanto qualcosa la può avere, ad ogni modo le volte che ce l'ha, sì, il pot sul river in effetti è indicativo e non polarizza, nel senso che magari io fossi lui a river, io se sto continuando a chiamare su un board così magari metto check call probabilmente, oppure bet fold, perché se io un overpay probabilmente lo faccio giocare in quel modo, nel senso che io sono in posizione e quindi preferisco che lui si suicidi, sono in parentesi, poi dipende anche da giocatore a giocatore, però. Ti può girare un 6 lui? Mi può girare un 6? Sì, ci sta che mi gira un 6 ovviamente. Ok, certo. Perché il 6 te lo può girare. No. Se ti gira il 6 non c'è problema. Ecco. Davvero, nel senso che capita, forse... è molto più probabile che stia bluffando sul river che non che ti giri il 6, che naturalmente può forse avere. Una puntata così close the pot può essere appunto proprio un 6, perché magari un qualsiasi altro full io le metto e quindi lui spera che io chiami, quindi... D'accordo. E allora, mi sembra che il nostro Fabio vi sia piaciuto abbastanza e abbia giocato abbastanza bene anche. Sei curioso di sapere il tuo punteggio? Sì, dai. Dai, sì. Chiedi al professore di votare, chiediglielo tuo. Cominciamo con Andrea Dato, quindi. Bravo. Sì, perfetto come l'hai giocata, leggermente sbafata la spiegazione, però in generale va bene. Jackson? Sì, anch'io sono per un 7, giocata molto bene. Era forse un tantino facile come mano, nel senso non c'erano tanti punti dove sbagliare. Sì. E il call al river ci sta, quindi comunque bene. Flavio? 7. Siamo d'accordo? 7 okay. Per 3. E insomma, caro Fabio, hai ottenuto un ottimo punteggio, 21, sei contento? Sì, sono soddisfatto. Ma poi secondo me tu mi hai detto che giochi da 7 anni, no? Sì, sono 7 anni che mi sono appassionato a questo gioco praticamente. E quindi questo 7 secondo me un po' ti porta fortuna, sfruttala questa dote del 7. Bene. Va bene, puoi salutare e ringraziare la nostra giuria? Ciao. Ciao. E ora vieni con me perché ti devo dare un gadget che, oltre ad aver ottenuto infatti un ottimo risultato, ti diamo anche questo piccolo premio. Grazie questo mille. È tuo. Però prima di congedarti devo chiederti di restare con me. Certamente. Perché tutti i venerdì devi sapere che leggiamo la classifica provvisoria. E allora cominciamo subito, dove al terzo posto troviamo Ennio Salconi, che ha ottenuto 14 punti e in questo momento il suo status VIP è quello della torre. E passiamo a vedere chi c'è al secondo posto, dove invece ritroviamo un pari merito, Alessandro Torre e anche Antonio Ranaldi, che hanno ottenuto 19 punti e lo status VIP è della regina. E poi al primo posto, ma mi sa che lo conosci? Sì, lo sai che è? E infatti, cari amici, è proprio lui, Fabio Basile, complimenti con Grazie. 21 punti. In questo momento il tuo status è quello del re. Allora, speriamo che tu riesca sempre ad essere così in vetta alla nostra classifica, anche se è difficile, perché in questo momento è solo quella provvisoria. Comunque, per il momento bravissimo, complimenti. Grazie. Ciao, Salute grazie per essere stato con noi e grazie anche a voi per averci seguito. Ci rivediamo alla prossima puntata di Come Giochi. Arrivederci. We'll be right back.